Panorama della provincia di Parma, quindi tra enti statali, enti comunali, realtà private, e quindi c'è la necessità di un coordinamento di tutte queste realtà e a monte, cioè un importante aiuto appunto di coordinamento da parte dell'IBC che può agire sul territorio tramite i coordinamenti territoriali, quindi nel nostro caso. La nascente è già nata, direi, comunità dei musei. Continuare sull'attività di catalogazione, coordinamento, competenze, facilitazione, che sono, diciamo, i vari ambiti che l'IBC ha portato avanti già da diverso tempo e su cui si chiede, di proseguire. E di mantenere alta l'attenzione sul restauro dei beni delle collezioni museali, perché molto spesso mancano risorse a chi possiede, chi detiene la collezione, e ovviamente è un livello di tutela basilare per il nostro patrimonio culturale. Facilitare l'accesso ai fondi, quindi aiutare anche qua, se ci sarà un coordinamento territoriale, si potrà dialogare più facilmente tra i singoli musei, il coordinamento locale, che può essere la comunità di musei, e l'IBC, per ragionare su come poter far accedere certi tipi di museo, per esempio, a raggiungere certi obiettivi, potendo accedere a finanziamenti europei o statali o regionali. E sviluppare i corsi di formazione, perché una Scusa delle. Francesco, mi inserisco solo per anche il discorso dai privati, quindi con art bonus e quant'altro. Esatto, che questo molto spesso Sì. non viene considerato. In realtà ci sono sgravi fiscali importanti, quindi c'è la possibilità di attivare questa raccolta di fondi. E bisogna dare le informazioni a chi gestisce i musei, ai comuni, ai privati per E come anche i accedere. privati, ad esempio su Art Bonus, che spesso ne sono diffidenti o addirittura non lo conoscono, insomma, aiutare a facilitare anche questa cosa, perché ormai lo sappiamo che i fondi, le risorse provengono in gran parte anche dai privati, insomma. Esatto, e ci sono state anche esperienze molto positive anche qui sul territorio, su questo fronte, quindi portarla alla conoscenza il più possibile e utilizzare gli strumenti che abbiamo appunto per portare avanti il percorso culturale. I percorsi di formazione, dicevo, sono importanti perché molto spesso abbiamo una geografia del personale addetto ai musei molto variegata anche in questo caso, e quindi abbiamo personale adeguatamente formato, ogni tanto invece alcune realtà più piccole si devono appoggiare magari a volontari non adeguatamente formati a cui va fatto un percorso di formazione specifico, corsi di aggiornamento anche per i professionisti sul nuovo concetto di museo, per esempio su cosa vuol dire il museo oggi, quindi il legame che il museo deve avere con il territorio. E sviluppare una mappatura di musei. Gli ultimi due punti sono importanti e credo che anche qua, in questo caso, il coordinamento locale, e quindi in questo caso, che può essere la comunità dei musei, può fare molto, perché sviluppare questa mappatura dei musei è il dialogo sul territorio che noi abbiamo già pianificato, che stiamo pianificando e che inizierà a inizio dell'anno prossimo. Quindi andare a dialogare con i singoli musei, capire le esigenze, capire le difficoltà, capire gli obiettivi strategici dei singoli musei, capire perché quel museo ha un valore, quindi perché deve esistere e che senso ha all'interno del territorio, e accompagnare i musei nella definizione delle proprie ragioni d'essere, ovviamente. Quindi fargli prendere coscienza del perché esistono, perché sono importanti sul territorio e quindi quali sono i punti chiave, i punti forti da valorizzare all'interno di un piano territoriale. L'idea che ci sia un coordinamento diciamo territoriale che possa anche fornire servizi ai
ai musei che magari faccio per esempio la comunicazione, non tutti hanno un addetto alla comunicazione, anzi pochi, difficilmente hanno le risorse per poterla sostenere, quindi viene sempre mandata in secondo piano come se fosse poco importante. Un coordinamento di questo tipo invece permetterebbe di condividere dei servizi e fornirli anche a chi prima non li aveva. E è il punto di inizio per cambiare molto, diciamo, a un sistema museale territoriale. Questi sono un po' i punti molto riassunti che sono emersi dal dialogo di poco fa. Se ho dimenticato qualcosa, ditemi pure che così lo aggiungiamo. Applausi.